Il pianista battipagliese Vincenzo Zoppi racconta il suo ultimo EP Ludus Memoriae, uscito lo scorso 29 ottobre. Un percorso strumentale composto da 6 brani che mettono al centro l'esperienza del ricordo in quanto parte importante della vita di ognuno. I temi di questa musica sono nati già nella prima adolescenza. E poi però ovviamente ho sentito il desiderio di registrarli e farli rimanere permanenti nel tempo. Io ho già registrato dei CD di musica classica, puramente classica, cioè di repertorio, ma adesso forse più si va avanti nel tempo, più si sente il bisogno di fare qualcosa di proprio. Si reputa minimal il genere perché appunto non trascende da queste forme che ci hanno lasciato i vecchi compositori e sono stato abbastanza libero nella composizione, anche se non sono compositore, infatti le reputo delle emozioni sonore, delle sensazioni sonore. Alcuni di pezzi di questo CD sono, come ad esempio l'ultima traccia, la traccia numero 6, sono puramente improvvisate in studio. Ho voluto proprio fare questa cosa qui, proprio per avere un risultato diverso e non seguire la forma della composizione classica. L'improvvisazione è la cosa più intima che ci può stare in musica, quindi l'improvvisazione va a braccetto, diciamo, con il tema della memoria e del ricordo, perché lasci la tua anima, diciamo, parlare da sola. Pierpaolo Infante secondo me è un grande artista, siamo amici da tantissimi anni, fin dai tempi del liceo, anche lui si è affermato a livello nazionale come pittore e ha creato uno stile proprio molto, molto interessante. Ho chiesto la collaborazione per disegnare questa copertina e lui non ha esitato minimamente. Era contento di collaborare con me. Mi ha fatto vari disegni e io ho scelto quello che preferivo. Diciamo sono affezionato un po' a tutti i brani. E forse quello che preferisco è il terzo brano, che a me personalmente ricorda un viaggio che facevo assiduamente da piccolo. Titolo? Il titolo è Wanderers sous la Rivière, che significa in varie lingue viandante lungo il fiume, in quanto questo viaggio infatti rappresentava lo spostamento dal mio paese natale Battipaglia a Brindisi, dove io andavo ogni estate e dove ci sono stati ovviamente i miei primi amori e tutto quello che viene dietro. Il futuro sicuramente è quello di continuare a fare concerti con il repertorio classico, diciamo quello per cui ho studiato, ma perché no anche continuare a cercare di scrivere musica.